buongiorno a tutti, buon sabato e buon fine settimana. Che bello essere qui, questo scenario meraviglioso, ma soprattutto poteste voi sentire il profumo, oltre il rumore delle onde del mare. Terzo giorno del mese di giugno. Vediamo cosa ci consiglia la meditazione. Intanto partiamo con questa esortazione di Santa Margherita Maria. Non dobbiamo mai scoraggiarci, né lasciare prendere dall'inquietudine. Facciamo ricorso all'adorabile cuore di Gesù. Che bell'invito quest'oggi. Quante volte siamo soggetti alla fragilità, allo scoraggiamento, a dire non ce la faccio, oppure ma chi me lo fa fare? Ebbene, il cuore di Gesù, che ha guardato il nostro cuore e che ha visto che ci possiamo anche scoraggiare, ci dice questa mattina: tu non ti devi scoraggiare, tu non devi abbatterti, tu non devi mollare. E allora qual è l'impegno di oggi? È questo, ascoltate bene: a ogni azione e a ogni parola anteporrò queste domande. Cosa faresti tu, o cuore di Cristo? Cosa diresti tu, o cuore di Cristo? Ammettiamo che stiamo vivendo un dolore. Chiediamo a Gesù: cosa faresti tu, o cuore mio di Gesù? Cosa diresti tu, o cuore di Cristo? E oggi ripetiamo durante il giorno tantissime volte: Sacro cuore di Gesù, è in te il mio coraggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Se volete, noi possiamo pregare insieme oggi pomeriggio alle 18:20 con il Santo Rosario. Non mollate mai.